Eccolo, buongiorno a tutti, guardiamo chi c'è. Allora, Bella Marco, Serge, poi abbiamo o Cacciatore o Tramamur, che sei iscritto. Grazie mille. Il broglio elettorale, Scasi, Luca, Venatù. Ma voi sentite l'audio sfasato rispetto alla mia ghigna? Giusto per capire. Ciao a tutti ragazzi. Breve live stamattina di accompagnamento, cioè di compagnia durante di accompagnamento e di compagnia mentre stiro. Orco Dio, ho già fatto un danno, puttana madosca. Ara. Questo perché? Perché la Erika l'ultima volta. Porca troia. Ah, Dio santo, zio canta. Benissimo. Chi è che si è iscritto? Beh, la Savio Vale. Audio ok? No, perfetto, benissimo. Ciao a tutti. Non è un buon inizio assolutamente, no. Anche perché c'è puzza di brucio sto coso. Boh. Sono mica tanto convinto, sapete. Vabbè. Allora ragazzi, come state? Come state? E poi parliamo di videogiochi. Chi è che si è iscritto? Ah, ok, Savio. Bene, è arrivato solo in ritardo l'alert. Un uomo di casa, meraviglioso. Buongiorno Marco, non guardavo un tuo video da almeno 3 anni, molto male, scusi caro Fares, ti scrivo. Apro e viene lanciato un dio cantante, può essere. Bene, e sto aspettando la macchina nuova, figa, Ale? A lei la macchina nuova, tra l'altro, a proposito di macchine nuove, non che io voglia parlare di macchine in quanto è un argomento a me totalmente oscuro e totalmente e che reputo totalmente non interessante, ma ci sono rimasto veramente di merda quando un mio amico, proprio questa settimana, mi ha detto: "Oh, ma sai che figa, ho avuto problemi alla macchina." In sostanza il meccanico mi ha detto: "Fai prima a comprarla nuova, no?" Bene, comprarla nuova, cioè comprarne un'altra, ok? Bene, l'ha comprata, ha comprato una T-Roc, una T-Roc, ero indeciso tra T-Roc e T-Cross, e mi è venuto fuori un T-Croc. Allora, ha pagato quella macchina 22.000 euro, 22.000 euro, 22.000 euro, dando dentro la sua, che gliel'hanno extravalutata 12.000 euro, 12.000 euro, quindi siamo già a 21 più 12, 33, ma l'ha comprata usata. Usata con 100.000 km, Cristo! E ha detto: "Scusami, ma quanto cazzo costa nuova quella macchina lì?" 45.000 euro! Ragazzi, con 45.000 euro vi comprate un monolocale qua a Cremona. No, figa. Non ci siamo assolutamente. Assolutamente. No, mi sto anche cagando sotto perché un domani che dovrò cambiare macchina io, o più probabilmente la Erika. Tecnicamente io quei soldi non li ho, quindi il mercato delle auto è un casino pure nell'usato, ma infatti, cioè, siamo passati da quando io non ho mai comprato una macchina usata perché ho detto non mi fido, preferisco averla nuova e tutto quanto, ad un mercato in cui mi obbliga a comprarla usata semplicemente perché non ho i soldi, figa. Se ci vorrà le case cremonesi sono quelle, allora mi tra... vieni, vieni Luca. Dai, dai, che te lo schiaffo. La macchina della... La macchina? Ma che cazzo c'ho stamattina? La macchina della mia compagna è quasi maggiorenne e dovrà campare ancora a lungo. Ma per forza! Cioè, per forza ti devi augurare che le macchine in tuo possesso oggi durino in eterno. Buongiorno Marco, un orario in cui posso vederti. Come stai? Il secondo figlio ha portato le mie giornate a 22 ore lavorative. Figa, ma va? Bravo Jeffed comunque.
Sì, non abituatevi a questi orari, perché è proprio una coincidenza astrale che siccome oggi pomeriggio saremo, porco via, saremo impegnati a portare le bimbe alla festa di carnevale, allora sfrutto questa mattina, questa oretta scarsa in cui la Erika ha portato le bimbe dalla nonna per un rapido saluto, per altresì rapidamente dare qualche colpo di ferro da stiro. Per una T-Rock è decisamente esagerato, sarà strano, sarà mega stra full optional, ok? Ma per mio modesto parere mai aver preso quel modello a 22.000 euro usato, mai. Ma no, riguardo il, come dire, l'equipaggiamento non te lo so dire, anch'io do per scontato che sia figa il top gamma presente sul mercato, però figa, ragazzi. Che poi, attenzione, 22.000 euro usata, 21, vabbè, poco cambia, ma dando dentro la sua che gliel'hanno extra valutata 12k, tra l'altro una macchina con dei problemi che l'hanno portato a fare questa scelta. Ciao Matom, ciao Chicchio. Alle farazzone della domenica mattina, da cosa le vesti? Cosa le vesti? Cioè, non è che le vesto io, si sono scelte il costume, no? La maglia da principessa, la stella da ballerina. Ok? Adesso che sapete questa notizia, siete più tranquilli? Bene. Ok? Andiamo avanti. Hai provato a stirare l'Xbox? Vabbè. Ok, a proposito di Xbox, a proposito quindi di video... Porco Dio! Ecco, scusate. Figa di domenica anche. So che molti di voi hanno saltato la messa nel momento in cui hanno deciso di seguire questa live. Mi spiace averli... Dannazione, scusate. Stai portando avanti Prince of Persia? Assolutamente sì. Ed è qua dove volevo arrivare. Cosa succede? Che ormai sono già a... tra le 6 e le 8 ore, direi. Perché ieri avevo guardato, ero a 4 e mezzo. Tra ieri sera e stamattina, secondo me, siamo arrivati più o meno a quella cifra di ore lì. Giusto per darvi, diciamo, un'idea su quanto ci abbia già picchiato giù duro. Bene, cosa dire? Quando si dice che solo gli imbecilli non cambiano mai parere, ecco, diciamo che ho cambiato parere, quindi ho cambiato parere solo per non darmi dell'imbecille. Cosa vuol dire? Che basandomi su due cose tangibili, cioè il trailer quando venne annunciato il gioco e la mia prova al Games Week di Milano, continuavo a ribadire il fatto che questo Prince of Persia non fosse un Prince of Persia, cioè che fosse un gioco essenzialmente basato sui combattimenti, andando quindi a perdere tutta la caratteristica tipica del brand, cioè sostanzialmente tutte le fasi di platform barra enigmi. Allora, le fasi platform, già quando provai la demo a Milano, le notai e quindi già per quello un po' sentivo di dovermi ricredere. Ma adesso, appunto, avendoci giocato diverse ore, posso con sicumera affermare che si tratta di un Prince of Persia a tutti gli effetti, non solo, ma si tratta probabilmente del primo vero sequel di Prince of Persia a distanza di, cazzo, 20 anni. Cosa vuol dire? Che è Prince of Persia. Ti vomita in faccia ciò che Prince of Persia, il concept con cui Prince of Persia è nato. Cioè, stiamo parlando sostanzialmente di un platform game
ma con tanti, tanti, tanti enigmi, tra i più difficili e anche, cioè, alcuni che si basano sostanzialmente sul capisci dove devi andare, ed altri invece su cui devi un attimo ragionare per capire come far funzionare leve e piattaforme, puzzle ambientali, nella più pura delle tradizioni di pop. Quindi un titolo assolutamente godibile, un titolo tra l'altro anche abbastanza equilibrato tra appunto le fasi alla Prince of Persia e fasi invece decisamente più incentrate sui combattimenti. Quindi è un gioco che mi sta piacendo parecchio dal punto di vista del gameplay. Non è un titolo perfetto, quello sicuramente no. Sostanzialmente perché trovo che comunque nel complesso sia un gioco a naso, comunque troppo lungo per quello che ha da offrire e per il tipo di gioco che è, e il troppo lungo è fortemente legato anche all'ampiezza veramente imbarazzante della mappa. Una mappa che via via si scopre o navigando all'interno di queste zone che compongono la mappa generale, oppure andando ad acquistare la mappa della zona stessa. Oggi mi è capitato di di trovarmi in una zona di cui ancora non avevo la mappa e di cui ero convinto di aver esplorato la maggior parte di ciò che questa zona avesse da offrire. Ho trovato la venditrice delle mappe, l'ho comprata e mi sono cagato nelle mutande, perché ho detto la Madonna, cioè anche solo per esplorare questa porzione di mappa veramente ne avrò da giocare per ore. Quindi tra l'altro è anche un gioco che giustamente ti sprona a esplorare le mappe, proprio perché sono molto frequenti le ricompense per ciò che vai a trovare, no? Cioè le ricompense che possono essere dagli amuleti, dalla possibilità di poter equipaggiare altri amuleti che sostanzialmente ti danno dei bonus nel gioco. Quindi sei veramente invogliato a giocarci tanto. Però figa, è comunque un Prince of Persia. C'è backtracking? Assolutamente sì. Parecchio. Aspettate un attimo che Erika mi ha mandato delle foto. Ma perché io devo bestemmiare? Perché devo bestemmiare? Oggi 5, 6, 7, 8. Marco, stai tranquillo. Marco, stai calmo. Marco, è domenica, è il giorno del Signore. Il Signore è buono. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ok? Bene. Stai calmo, Marco. Stai calmo, figa, che ti sta partendo la Madonna. Erika, non scrivermi niente. Ok. Bene. Ok. Dicevamo... quindi un gioco assolutamente lungo, con una mappa veramente grande da esplorare. Cioè, non ho ancora capito quanto sia necessario esplorarla ed acquisire tutti i vari potenziamenti che ti trovi per strada per poter portare a termine il gioco. Certo è che anche se non fossero necessari proprio tutti e uno decidesse di procedere a sprombattuto verso la fine del gioco, si perde parte dell'esperienza che Prince of Persia vuole offrirti, cioè l'esplorazione della mappa. Da questo punto di vista siamo molto simili come... Secondo me è paragonabile come estensione a quella di Hollow Knight, forse anche qualcosina in più, almeno...
di primo acchito, ecco. Ti hanno chiesto di vestirti da vampiro angolare alla figa magari. Le connessioni di merda della Nigeria non mi permettono di seguirmi nella live, zio Bandà. Ciao Vin Tivin. A lei sono tornate le pesche, devi andare a prenderle tu. No, no, no. Difficoltà. Beh, la difficoltà io sto giocando nella modalità standard, che è quella, diciamo, la modalità normale. E il gioco non è particolarmente complicato. Anzi, diciamo che quelle rare volte in cui sono morto per ora sono stati in quelle fasi, beh, direi classiche per un gioco di questo tipo, nel momento in cui hai di fronte un boss e ti soffermi un secondo per capirne un po' i pattern e superarlo la volta successiva. Non è un titolo che direi, che definirei almeno per ora un titolo frustrante, anche perché figa essendo già appunto particolarmente esteso proprio dal punto di vista delle ore di gioco necessarie per portarlo a termine, renderlo anche difficile mi sarebbe sembrato una stronzata, ecco. Il titolo ha sicuramente tante, forse in maniera anche piuttosto insolita, tante possibilità di poterselo customizzare dal punto di vista della difficoltà. Se non ricordo male, già al primo avvio sono disponibili 4 livelli di difficoltà, tipo facile, normale, difficile, molto difficile, giusto per capire. E in più sono anche di default, mi pare, disattivati, ma volendo, sì, ne sono praticamente certo, volendo sono attivabili, io no, per ora non l'ho fatto, tutta una serie di facilitazioni a livello di ricerca di oggetti, di insomma ti rende più facile l'esplorazione in generale della mappa e del gioco stesso. Per ora però sto viaggiando tutto sommato abbastanza tranquillamente senza aver attivato nulla di tutto ciò. Ecco, l'unica cosa a livello di esplorazione su cui mi permetto di muovere una critica, cioè posto che per me una mappa così estesa in un gioco del genere non è assolutamente necessaria, ma però per carità per qualcun altro potrebbe essere sicuramente un di più, quello su cui invece mi permetto di muovere una critica secondo me anche abbastanza condivisibile, sta nel fatto che essendo una mappa così estesa, è una mappa che ha anche la possibilità di teletrasportarsi, ok? Mi sarebbe piaciuto che questi punti di teletrasporto fossero un po' più frequenti. Sono molto frequenti i punti di salvataggio, ma non sono affatto frequenti i punti di teletrasporto. Cosa vuol dire? Che spesso faccio un esempio, sono in una zona, ieri ero in una zona in cui erano presenti numerose porte chiuse e mi fa capire che per poterci accedere ho bisogno di una chiave, perfetto. Stamattina ero in tutt'altra zona della mappa e trovo un venditore particolare che mi dice: vuoi comprare sta figa di chiave? Presa, compro la chiave. Ok, allora ho detto, devo tornare a quel punto là di quella zona particolare della mappa per poter testare questa chiave. Solo che il mio teletrasporto più vicino era comunque lontano, quindi io passo del tempo per raggiungere il teletrasporto che mi sposta nella zona in cui c'erano le porte chiuse e poi muovermi per andare alle porte chiuse. È vero che questi spostamenti, diciamo, inutili sono comunque utili perché trovi dei mob che ti danno dei cristalli che sono sostanzialmente la moneta di gioco. E va bene. E ostia, si è scaricato tutto il Mac? Come cazzo è possibile che era pieno al 100%? Ma che cazzo sta succedendo stamattina?
Porca madosca. Aspettate che qua devo inventarmi di ribaltare tutto quanto. Allora, facciamo. Aspettate, facciamo così. Intanto vi beccate Zelda. Allora, aspetta, facciamo così. Perché non mi prende la carica? Certo, perché se io tengo staccato il caricatore, che cazzo vuoi che carichi di notte? Bravo Marco! Ok. Ok? Quindi adesso ribaltiamo la stanza. Tra l'altro forse sono anche più comodo così. Gira la ruota, gira la. Perfetto, figa, grande mossa, aver messo tante prese. Ok, quindi dicevo, non è mai tempo perso, perché comunque trovi dei nemici mentre ti avvicini al punto di teletrasporto, trovi dei nemici che ti danno questi cristalli che sono la moneta di gioco, ma che da coglioni. Se fossero stati un po' più frequenti avrei apprezzato di più. Ok. Mi sa che ti si sta brasando la batteria del Mac. Opla! Opla! Dico, non è open. Ci sono bivi e cose così, ma non è una mappa la ma è una mappa Metroidvania, certo. Per andare da alcune parti ti servono oggetti, abilità e magari ci torni anche dopo 10 ore. Esatto. E qua stavo giusto per arrivare in questo argomento, è un titolo che, come dicevo prima, ritorna abbastanza alle origini del brand sotto il punto di vista ovviamente degli enigmi, del platforming, eccetera, ma inserisce in maniera potente e iper riconoscibile proprio i capisaldi del genere dei Metroidvania. Primo fra tutti, proprio come stava già dicendo Erpanino, una mappa che ti propone numerose strade da percorrere, ma in cui vieni bloccato frequentemente proprio perché ti manca l'equipaggiamento o l'abilità necessaria per poter procedere. Allora, questa cosa qua a molti può piacere, ad altri no. Io mi pongo in una sorta di via di mezzo, nel senso che questa cosa qua dell'idea di essere bloccato nel procedere mi può piacere all'interno di questo genere specifico, anche se non apprezzo, come sapete, pienamente il fattore backtracking nei videogiochi. Però capisco che sia un elemento ovviamente caratterizzante dei Metroidvania e per quei pochi giochi che mastico appartenenti a questo genere specifico, me lo faccio anche andare bene, ecco. Cioè Hollow Knight, per esempio, ma anche Ori, che sono titoli che fanno del backtracking parte del proprio DNA, Non li ho sofferti più di tanto, ecco. Lo ami o lo odi? Cioè, io ripeto, mi ci metto in mezzo. Non lo amo, non lo odio. Diciamo che non mi fa impazzire il backtracking, ma se gioco un titolo o due di questo genere all'anno, me lo faccio andare bene. Certo, poi tutto il resto non mi deve far cagare, ovviamente. Ecco, una cosa che trovo quasi inutile in un titolo come Prince of Persia è la trama, che in questo
in questo The Lost Crown hanno voluto inserire, anche in maniera, se vogliamo, abbastanza ingombrante, direi, tuttavia una trama abbastanza perdibile, abbastanza bypassabile, ecco. Non è, non aspettatevi Shakespeare, ecco. Già nell'intro ti sparano 70 nomi di cui te ne ricordi zero. Io non mi ricordo il fatto che mi avessero sparato 70 titoli, 70 nomi, ecco, quindi... Ma lì sono partito abbastanza con dei pregiudizi, ma nel senso che sostanzialmente di vivermi un Prince of... di tornare a vivermi un Prince of Persia seguendone la trama, ma anche no. Allora, la trama è sostanzialmente raccontata tramite due, diciamo, escamotage, o il, dei dialoghi tra il protagonista e dei coprimari, o tramite dei filmati. Non sono particolarmente invasivi, anzi direi proprio che non lo sono proprio. Tuttavia la trama non mi interessa, ma non tanto per colpa del gioco, quanto proprio dal fatto che, ripeto, da un gioco del genere tendenzialmente non starei più di tanto a stare attento alla trama. Gene, tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ok? Non è neanche doppiato. Ah, figa. Perché? Oddio, se ricordo Spirito Guerriero e dovessi scegliere tra un doppiaggio in inglese per un titolo di questo tipo o un doppiaggio in italiano a cura di Gabriel Garco, ma figa l'inglese tutta la vita. Ma sì, la trama diciamo che non è un punto forte di questo genere. Comunque, quanto fluido è bello il combat system, il miglior combat system di un Metroidvania. Oddio. Diciamo che con i Metroidvania più recenti che ho giocato, e sto parlando ovviamente dei due Ori, grazie al mago del mio ano che ha regalato l'iscrizione a Zaxxon, diciamo che i miei ultimi Metroidvania, ma mettiamoci pure anche Metroid Dread. Non ho dei ricordi di combat system non così fluido, ecco. Ma una domanda che io faccio a voi, a chi... Ciao Luciana, Spirito Guerriero era anche del 2004, quando il doppiaggio era ancora fatto col culo. Non sono minimamente d'accordo con questa tua affermazione. Assolutamente no, perché nel 2004 è vero che i giochi doppiati in italiano non erano tantissimi, quello è vero, ma se vogliamo fare un altro esempio, rimanendo tra l'altro in casa Ubisoft, qualsiasi titolo di Splinter Cell doppiato da Luca Ward, guarda caso un doppiatore, erano titoli con i controcoglioni, ok? Quantomeno per Luca Ward, ok? Quindi diciamo che la possibilità di doppiare in maniera efficace c'erano, ok? E tuttavia, nel momento in cui mi metti uno che non è un doppiatore come Gabriel Garco che mi fa lo spirito guerriero, o mi metti Morgan, sempre per rimanere più o meno in quell'epoca lì, a fare il cattivo di Pandora Tomorrow, se non ricordo, il secondo Splinter Cell, capisci che lì è un problema di scelta, ok? Verissimo, ma Splinter Cell era una delle prime eccezioni dell'epoca. Grazie al cielo le cose... vabbè, grazie. Cioè, allora... Vabbè. Non fatemi incazzare stamattina che sono già abbastanza elettrico, ok? Grazie, Easy Drinker. Dicevamo... ecco, altro difettino, se vogliamo, ed è una cosa che stavo per chiedere a voi. Tra voi che lo state giocando o l'avete giocato... Ditemi per piacere su che piattaforma l'avete giocato o lo state giocando, perché sono curioso di capire una cosa.
Quando io ho fatto la, ho provato il gioco al Games Week a Milano ed ero allo stand Nintendo. Aspetta, eh. Wow! Buongiorno signora. Ed ero allo stand Nintendo. La versione per Switch di quel gioco soffriva di problematiche evidenti. In primo luogo, cali di frame rate. Veramente, veramente inaccettabili. Ok? E mi ricordo che avevo fatto due chiacchiere con la ragazza lì allo stand e diceva appunto anche lei che notava queste cose, vabbè. E poi mi aveva detto anche di un paio di crash del gioco. E diceva, figa, speriamo che da qui a quando uscirà il gioco fixino queste problematiche. E io dicevo, boh, figa, siamo a fine novembre, il gioco esce a metà gennaio. E invece il gioco fila liscio su Switch, che è la piattaforma su cui lo sto giocando io in questi giorni. Ma sono curioso di capire, fatemi vedere se spuntati i timbri su serie X è perfetto, su Switch 60 perfetti. Audio di Salfano ha dato una recensione su come gira e va di Cristo, sembra. Buongiorno perpetuo, io comunque PC, ecco, il gioco gira a 60 frame inchiodati sempre su Switch, ma nel momento in cui io passo da come dire una schermata, non so, passo nell'angolo in basso a sinistra e passo a quella successiva, non sempre, ma in certe zone carica, ok? E calcolando la velocità con cui ci si muove tra tutte queste mini porzioni di mappa, diciamo, questa interruzione, che a volte dura 2-3 secondi, non di più, però sta abbastanza sul cazzo. È quando sostanzialmente appunto passate da una mappa all'altra, da una porzione di mappa all'altra, e nell'angolino in basso, qua più o meno, aspetta, qua, nell'angolino in basso a destra, si vede la sagoma del principe che corre, ok? Secondo me, a naso, chi lo sta giocando su PS5, Xbox o PC non l'ha mai vista. Mentre su Switch, non dico che capiti frequentemente, ma capita. 2 secondi, no, su Xbox assolutamente, visto? Quando c'è la transizione di da una strada all'altra, da una stanza all'altra, se vogliamo. Sembra un gioco pensato per andare ovunque senza sbattimento, dice le pere di Francesca. Bene. Sì, però è anche un gioco molto povero da questo punto di vista. E qui, figa, torniamo al solito argomento del è meglio un gioco così che non ti pompa al massimo la grafica ed è comunque un gioco estremamente godibile e che va inchiodato ai 60 frame, oppure godete nel vedere il pelo dal culo del principe di Persia? Siamo sempre lì, ragazzi. Cioè, è una cosa che io vi dicevo, Cristo, 15 anni fa. E la cosa, però, purtroppo, non è che sia evoluta nella maniera in cui speravo e che predicavo. È semplicemente è evoluta migliorando la tecnologia sulla base alla base delle console, ma comunque la vostra necessità di vedere il pelo del culo del principe di Persia è sempre evidente, e infatti è lì che va la grafica. Gioco su PS5, non ricordo caricamenti in game. Tac. Ah, che bello, ciao Davide. Meglio così, senza dubbio. Ho giocato le prime 2 ore ed ho trovato grandi problemi di scrittura, nomi incomprensibili e poca sostanza. Cambia più avanti. Cioè, per te i problemi di Prince of Persia risiedono nel fatto che ai protagonisti vengono dati nomi persiani? Come posso aiutarti? Sono cagato addosso.
Vengono dati nomi persiani, quindi poverino figo non li capisco. Caro Farenz, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Tuttora non so come si chiama il principe, cioè il protagonista, Sargon dovrebbe essere. Preferisco giochi. Caro Farenz, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Io sono in avventure vampiresche e vorrei vedere i peli del culo del protagonista. Guarda, non stuzzicatemi. Ma 100.000 volte meglio giochi così che girano fluidi che vorrei che vedere anche quanti peli ha sulle braccia, ok? Che cazzo era? Era Siri che si è attivata. Bravo Marco. Più che la grafica, il problema è lo stile artistico blando. Dopo quel capolavoro di Rayman Legends e Origins, mi aspettavo di più. Cosa c'entrano Rayman Legends e Origins, che sono dei giochi in cel shading praticamente? Figa, a volte faccio veramente fatica a capirvi. La tipa Anahita, lo ricordo perché conoscevo già quel nome, ok? Io come critica ovviamente personale direi che non mi ha conquistato molto la parte artistica, mi sembra poco ispirata, però è molto solida. Ma che cazzo, ma porco Diaz, puttana Eva, ispirata a che cosa? Ispirata a che? Io non esiste figa, io mi ispiro di cosa? Inspiro le stronzate che dite, porca Eva. Vacca Dio, è molto ispirata. Cristo, se tu mi dici ispirata, io penso, porca madosca, sto giocando a Prince of Persia, sarà ispirata ai giochi vecchi di Prince of Persia. E lo è, Cristo di Dio, Cristo. Dio canta con me. Vacca Dio. Inspiro le stronzate, esatto. Inspiro le vostre stronzate. Peccato che dopo non le espiri. Mi rimangono dentro. Scemi di merda. Mannaggia. Dino la prossima promo del canto. Va bene la coerenza con l'ambientazione del periodo storico, ma non ti sembra che in certi dialoghi si accavallano troppi nomi inventati senza contestualizzare a dovere? Sarebbe stato uguale se mi avessero fatto il Signore degli Anelli e cado tutti i nomi della compagnia ogni 3 minuti senza spiegarmi chi cazzo sono. Ma chi se ne incula? Ma chi se ne fotte dei nomi? Gesù Cristo! Madonna Eva! Vacca Dio, ma si può, figa, fare una critica sulla scelta? Come cazzo lo volevi chiamare? Il principe di Persia? Giuseppe? Vacca Dio! Principe di Persia, Arnaldo, figa, vacca madosca, ma figa, ma ne dite di cagate, eh? La lore. Giuseppe dalla provincia di Persia, esatto. Vacca troia, ragazzi. Peppiniello, Giuseppe Vaccadio presente. Ah, mamma mia, ragazzi, ma si può che... Oh, non c'è un argomento... Figa, tra l'altro, è un gioco di cui voglio parlare bene, perché mi sta piacendo, anzi... Tra l'altro, quando ho finito la settimana scorsa... No! Quando è che ho finito... No, all'inizio di questa settimana, martedì... Quando ho finito Nobody Saved the World, che ho detto qua ho due strade, o mi concentro esclusivamente su Steam Deck e gioco e continuo a Alan Wake, oppure attacco il Principe di Persia, no? Però ce l'avevo lì, siamo ancora a ridosso del Day One, è un gioco abbastanza chiacchierato e tutto quanto. In più avevo io la curiosità di capire effettivamente quanto fosse... Prince of Persia o quanto no, quindi sono andato avanti parallelamente, no? Gioco
soprattutto a Prince of Persia su Switch, ma tipo ieri ci ho pestato giù un'altra oretta con Alan Wake, tra l'altro, continuando a non capire il successo di questo gioco. Io non posso dire che non mi stia piacendo, se no l'avrei già mollato. Però boh. Cioè, anche ieri figa era... Ho fatto praticamente il terzo capitolo, il primo in cui usi Alan Wake. Non è uno spoiler. Sei all'interno di un... Devi uscire... Il tuo scopo è uscire da un... da uno studio televisivo, ok? Boh. Dopo un po' capisci la strada, ti trovi di fronte a una porta e poi ti ritrovi all'inizio. E bene o male non si capisce bene il perché. Cioè, a me sti cosi qua criptici, che il tutto è giustificato dal... è un gioco mentale! È un gioco dove devo leggere le interpretazioni su in rete. Tra il gruppo dall'angolo e questa live appena cala di prezzo ci faccio un pensiero. Ma perché continuate a dire quando cala di prezzo, quando c'è questa possibilità? Ma siete ancora così figa legati, soprattutto... Ah no, però non so, Luciano, su che piattaforma lo vorresti giocare. Perché... Ok che non avreste in mano la vostra copia fisica, però, Cristo, è un gioco uscito... 2 settimane fa, che figa, costa dal lancio 18 euro su sta figa di Ubisoft Pass o Plus, calcalè. Io solo perché me l'ha regalato la Nintendo, se no l'avrei comprato tramite... Avrei fatto il mio mese di Ubisoft Plus o Pass, mi ricordi mai, e boh, come ho fatto per... Mirage, quando è uscito a inizio ottobre. Fares, ti saluto, grazie per la compagnia e buona giornata a tutti. Grazie a te, Vintintin, che per essere passato. Ma c'è anche il pass Ubisoft per giocarlo, esatto. Ti interessa il reboot di Alone in the Dark? No, minimamente. Non è mai stato un brand, una serie di giochi che mi abbiano mai appassionato più di tanto, e di conseguenza non mi interessa il remake. Siamo nella stessa situazione, anch'io ho messo in pausa Alan Wake per Prince of Persia, ma più che altro perché ho fatto Ubisoft Plus e voglio finire prima che scada il mese. Ci sta. No, quella prima parte dove controlli armi ha fatto cagare. Ma io spero che tu sia più avanti e che tu mi possa dire: Marco, pestaci giù perché vedrai che ti piace. Che è un po' quello che mi stanno dicendo tutti. Però questi tutti, molti, hanno amato Alan Wake fin dall'inizio. Io, figa, non ce la faccio. Non ho attualmente Ubisoft Plus. Ma, scusami. Oh, figa, finalmente anche la Luciana in Caro Farenz ti scrivo. Cioè, quando trovo il gioco che costa meno, lo prendo. Hai detto. E io ti ho detto, ma che cosa serve aspettare che costi meno quando ti puoi fare l'Ubisoft Plus e giocartelo per un mese o meno a 18 euro? Risposta: non ho attualmente Ubisoft Plus. Figa, fallo. Madonna, ma che cazzo mi viene in mente? Deve essere stato il sushi. Luciana, smetti di prendere il pesce. Ma non lo sapevo, ora lo so. Ma va a cagare, va, figa, ne abbiamo parlato per mesi su sto figa di gruppo. Allora, sono sveglia da poco, sì. Mon Dieu della Gran France. Ne dite delle troiate, eh? Andiamo avanti. Comunque, ecco, allora, piccolo aggiornamento, anche situazione Steam Deck. Ieri, appunto, dicevo, ho pestato giù un'oretta con Alan Wake. Sono andato anche un pezzettino. Stamattina invece, prima di venire qua in live, ho testato per la prima volta l'applicazione che si chiama Chiacchi, non lo so,
che serve sostanzialmente per far per giocare in remoto dalla PS5. Quindi altra applicazione che sfrutterò parecchio proprio per i giochi PS5, no? Quando ho la tele occupata. Ecco, a prima annusata non funziona tanto bene quanto l'applicazione che utilizzo per la riproduzione remota dall'Xbox. Ok? Mi sembrava di vedere qualche laghettino. Qualche laghettino, non tanto dal punto di vista di dei lag più tipici come quelli che mi capitano con tutti i dispositivi che avevo in casa prima di Steam Deck, cioè quando utilizzavo la riproduzione remota su iPad o su Mac, in cui la scena proprio si bloccava per mezzo secondo e poi riprendeva. In questo caso mi è parso di notare dei laghettini a livello di audio, cioè come se ci fossero della sorta di interferenze, come quando magari avete poca rete sul cellulare e state ascoltando qualcosa in streaming e quindi gratta un po', e un leggero lag anche dal punto di vista degli input. Ma ci ho giocato troppo poco per capire quanto effettivamente ciò sia criticabile, ok? Ecco, tanto criticabile quanto probabilmente la mia scelta che farò la settimana prossima. Allora, in un mondo ideale, in questa settimana dovrei finire Prince of Persia, anche se credo che difficilmente... Ostia, ho finito l'acqua, Dio canapa. Aspettate, eh. Allora, dicevo, in un mondo ipotetico, questa settimana finisco Prince of Persia, ci credo poco però, e... Ma no, figa, era ancora pieno. Come cazzo fa a essere ancora pieno? Ok. Vorrei finire Prince of Persia e attivare il... Riattivare, anzi... il PlayStation Plus, sostanzialmente perché, innanzitutto perché è scontato e ad un settantello mi sembra un costo accettabile, farei l'anno di PlayStation Plus Extra, quindi non più Premium come feci l'anno scorso, ma sostanzialmente perché ho fatto un rapido confronto tra ciò che ha da offrire il premium e ciò che ha da offrire l'extra, e tutte le cose in più francamente non mi interessano minimamente, né di provare le demo dei giochi né di avere il catalogo PS1, PS2, PS3 e l'ostia la madonna. Quindi direi che il PlayStation Plus Extra per un anno a 70 euro ci può stare, e non vi nascondo che l'idea sarebbe, soprattutto ora che appunto ho questa possibilità di giocare con Steam Deck in remoto, sarebbe quella finalmente di riprendere in mano, cioè, o meglio, ricominciare Death Stranding, perché dallo State of Play dell'altro giorno un po' di scimmia mi è tornata per questo brand che, ahimè, ho abbandonato lungo la strada e mai più ripreso. Ma anche perché, insomma, diciamo che non ho sott'occhio proprio tutti i giochi disponibili nel catalogo, ma probabilmente anche lì in mezzo qualcosa riuscirei a trovare, diciamo, di mio interesse. Dico questo come se avessi bisogno di un altro abbonamento che mi dà scarofanate di videogiochi da giocare pseudo gratuitamente. Non ne avrei bisogno, cioè in buona sostanza invece di pagare
20, 25, 30 euro, quello che è una copia di... Anzi, ne basterebbero 10, perché io ho la copia di mia di Death Stranding della PS4, basterebbero 10 euro per portarla alla versione PS5, e invece di pagare 10 euro ne pago 70 per farmi il Plus. Mi sembra una scelta sensata e probabilmente la farò. Però ecco, fino alla settimana prossima c'è questa offerta, almeno così mi avete detto voi e mi fido di voi, e quindi non l'ho già attivata semplicemente perché non l'attiverei ora non usandola, avendo la precedenza su Prince of Persia e teoricamente Alan Wake. Stai attento a scegliere le Director's Cut del PlayStation Plus se vuoi giocarci, lo provate e la differenza si vede. Non ho capito. Io sono fermato sulle 20 ore senza un perché. Volevo continuarlo qualche mese fa, ma non ricordo praticamente nulla. Tocca ricominciarlo da zero. Anch'io mi ero fermato tra le 15 e le 20 ore, se non ricordo male. Magari qualcuno che ha il mio PSN può verificare, ma anche no, non è fondamentale questo dato. Però, ragazzi, ci ho giocato poco dopo il lancio, ma vuol dire poco dopo il lancio significa non più di 10 giorni dopo, perché il titolo mi attirava, ma non al punto tale da comprarlo al day one, quindi non ho fatto nessun barbatrucco per poterlo pagare di meno al lancio. Poi però ne parlavano tutti bene. Allora ho detto non resisto, quindi l'ho pagato a prezzo pieno 10 giorni dopo il day one, e da lì ho cominciato a giocarlo. Quindi parliamo di tardo 2019. Quindi ricominceresti una partita da zero per forza? Per forza, Stefano, non ricordo assolutamente nulla. Dico di Death Stranding, lancia la Director's Cut. Penso sul PSN Plus ci sia anche la versione PS4 che comunque gira su PS5. Attento, no, ma no, figa! È ovvio che farei partire la Director's Cut per la Play 5. Farzai idea di un futuro di provare Baldur's Gate 3? No, guarda, prima di fare questa cosa... Ecco, se avessi saputo di questa domanda, prima di farla live, sono andato in bagno, avrei conservato il prodotto per assaggiarlo, piuttosto di prendere in mano Baldur's Gate. Pure io ho ripreso pochi giorni fa, lasciato a circa 26 ore l'anno scorso. Devo dire però che in quelle 20 ore le atmosfere mi hanno catturato, così come le pochissime musiche. Diciamo, ragazzi, che 4 anni fa ero nel clou del mio periodo insonne, proprio a causa di due bambine estremamente piccole in casa, e quindi davvero, quando potete immaginare, pensando al gameplay di Death Stranding e alla sua stupefacente lentezza, silenzio, potete immaginare quando, ricavando quel briciolo di tempo libero per potermi dedicare al videogaming, boom, faccio partire Death Stranding, cazzo, svenivo, proprio mi addormentavo immediatamente. Quindi no. Adesso che va un po' meglio da quel punto di vista lì, direi che potrebbe essere un buon momento, appunto, per poterci rimettere mano. Che dolore al cuore dopo questa frase. Quale? Ah, quella di Baldur's Gate. Ok. Il bello è che voi, ma in parte anche colpa mia, pensate che il motivo per cui non voglio approcciarmi a Baldur's Gate 3 siano le ore di gioco veramente importanti, ok? Ma non dimentichiamoci che ho picchiato giù 40 ore di Nobody Saves the World, e che giochi come appunto Prince of Persia, ma addirittura Alan Wake, cioè non so se sia peggio investire 90 ore per Baldur's Gate, che comunque fa parte di un genere per cui è prevista un quantitativo di ore non limitato, non
esiguo, ma figa, quando mi hanno detto Black Prince e Kruska di aver giocato 30 ore ad Alan Wake, figa, mi sono imbizzarrito, non in maniera positiva, ecco. Quindi ha molto più senso Baldur's Gate, ecco. No, cioè, non è per le ore di gioco che dico che non lo giocherò mai, ma semplicemente perché non mi attira minimamente giocare ad un gioco con un gameplay di quel tipo lì. Anche perché a schermo, cioè, già dai trailer, dai video, non si capisce un cazzo. Non capisco un cazzo io, quindi... Ne ha appena giocate 40 a... Ecco, Roberto, non fare il tardo ed entrare a gamba tesa con una cosa che io ho già detto, ok? Dragon's Dogma 2 invece, no, quello semplicemente non mi attira perché non ho mai giocato neanche al primo, quindi giocare il 2 così ad cazzum anche no. Comunque sono molto curioso, quando lo comincerai, le tue impressioni immediate sulla lunga gittata, perché riprendere in mano un titolo del genere dopo averlo mollato per diverse motivazioni, un gioco più unico che raro, sarà davvero un argomento notevole, hype a manetta. Vediamo, dai. Mi sono, come ho già detto più volte, mi sono promesso e vi ho promesso che dei due giochi della generazione precedente che vorrei recuperare, almeno uno quest'anno lo vorrei appunto recuperare e provare a finire. E sto parlando di Death Stranding e di Cyberpunk. Quindi vediamo, dai ragazzi, dai! Manda stronza, perché lo sportellino dell'acqua del ferro del stiro è aperto? Semplicemente perché non sta chiuso. Perché è un ferro da stiro un po' succurutto. Oh no, non è una domanda stronza, è una domanda più che legittima. Probabilmente a parti inverse l'avrei già domandato anch'io. Spero di averti dato una risposta soddisfacente. Bene, bene. Qua stiamo per giungere al termine di questa live. Anche perché sta per giungere al termine non solo la roba da stirare, ma il tempo a mia disposizione, perché a mezzogiorno, quindi tra esattamente 32 minuti, devo avere le gambe sotto al tavolo a casa dei miei, perché sennò non riusciremo a fare in tempo a fare tutto quanto, cioè mangiare, tornare a casa, far fare il pisolo alle bambine e poi portarle a sta figa di festa. Qualcuno prima chiedeva programmazione dalle prossime live di settimana. Allora, non ho nessun tipo di programmazione, anche perché non sono rimasto d'accordo con nessuno in particolare per delle live. Il mio invito a fare due chiacchiere con me nel corso della settimana è sempre valido e sempre aperto a chiunque, o quasi. Quindi, se qualcuno si vuol candidare, non dovete far altro che darmi un colpo su Telegram. Immaginavo fosse per quello. Ma del VR cosa ne pensi in generale come tecnologia? Ma del VR nel senso di quello di PlayStation o della realtà virtuale? Mi prenoto per quando e se parlerai di Death Stranding, quando l'avrai giocato. È figa, allora mi stai obbligando praticamente a riprenderlo in mano il prima possibile. Sappiate che se non parlerò mai di Alan Wake 2 è perché Luciana mi ha tentato con questo rendezvous digitale virtuale e quindi lo mollerò immediatamente per giocare a Death Stranding. Ti scrivo per quella di cui ci eravamo parlati sui GDR. Non ho idea di cosa tu stia parlando. No, davvero, non mi ricordo. Bilancio della nuova casa dopo più di un mese. Ma come dopo più di un mese, figa Dio? Sono quasi 4? Dicembre, gennaio, febbraio... No, 3. Dicembre, gennaio, febbraio... 3 mesi che sono qua dentro. No, vabbè, va tutto bene. Il fatto di vivere in una casa più grande ne ha giovato. Ne abbiamo giovato, ecco. Tutti quanti, bambine in primis,
non è ancora una casa finita al 100% perché mancano alcune particolarità, tra cui il lampadario in salotto, che è stata fonte di grosse risate da parte di qualcuno di voi, e sto ancora aspettando che arrivi. Detto ciò, tra poco mi vedrete cambiare nuovamente location, perché sostanzialmente sarò sotto un ponte, perché non ho più soldi neanche per piangere. Realtà virtuale in generale, non solo PlayStation. Beh, questo è un argomento piuttosto ampio da non trattare ora come chiusura finale della live. Se volete ne parliamo insieme nella prossima live pomeridiana. Ora mi sento in colpa. No, non sentirti in colpa. Sentiti in colpa per il sushi, figa. Se facciamo una live, Kingdom Hearts o la trilogia di Final Fantasy 13 sono disponibile. Ma perché no, figa? Sappi che ti insulterò dall'inizio alla fine, quindi a tuo rischio e pericolo. Innanzitutto per Kingdom Hearts. Secondariamente per la trilogia di Final Fantasy 13 rovinata dal terzo episodio che non ho potuto giocare. Twitch ha fatto proprio col culo, manco una clip si può fare. Non so di cosa tu stai parlando. Segniamo rendezvous, ok? Buongiorno, Mosaico incoming. Mi prenoto per parlare di Rogalai e affini da Nabbo del PC. Figa, abbiamo appena fatto una live con Marione questa settimana, proprio su quello. Posso? Ti scrivo? Ma certo. O su Telegram, oppure su... o via mail a adifarenz@gmail.com. Prossima volta vieni anche tu a fare il moccolo? No, col cazzo. Prendiamo un punto di vista dell'uomo della strada non PCista. Vabbè, figa. Cioè, se ne parliamo io e te, grandi PCisti. Ti regalo già un insulto. Io ho platinato tutti i Final Fantasy 13 con un po' di vergogna. Beh, vabbè, ma il platino non è questione di insulto da parte mia, assolutamente. Anzi, cioè, capisco come l'idea del platino possa far breccia sulle menti deboli. Quindi capisco il perché succeda. Tutto qua. Hai mai giocato a Astroneer? Non so cosa sia, non l'ho mai sentito in vita mia. Astroneer, mai sentito in vita mia. Che fighe, mi sono rimaste due. Che ore sono? 11:35, zio canta, figa, ma arrivano quelle là. Ok. Bene. Dunque, quindi, beh, però, per esempio, già domani potrei riuscire a fare una live. Domani lunedì. Non lo so perché nel corso della settimana ho diversi appuntamenti ipotetici, diciamo. Devo ancora fissare i giorni, quindi vabbè, lo vedete dai, dal gruppo Telegram, dei social, eccetera. Mario Wonder più ripreso in mano? No, ho deciso che lo riprenderò in mano probabilmente quest'estate, quando cioè sarà il momento ideale per giocare ad un gioco del genere, cioè con in orari non pre... dormire. Non posso fare altro. Questa è rimasta macchiata. Qua la Stella col suo figo di cioccolato ha fatto il colpaccio. A me ha avuto un periodo giochi da tavolo, giochi di carte. Giochi da tavolo
sì, per un periodo nemmeno troppo breve se vogliamo, ma non erano giochi particolarmente, come dire, nerd, erano giochi piuttosto commerciali. Sostanzialmente capitava quasi sempre nel weekend di trovarsi o a casa di qualcuno o in luoghi, in locali di Cremona che consentivano appunto ai clienti di poter mettersi lì al tavolo e giocare ad un gioco in scatola, ma erano appunto giochi piuttosto commerciali. Sto parlando del Trivial Pursuit, di Monopoly, di Jenga, insomma non cose che in genere trovate alle fiere per gli smanettoni, ecco. Giochi di carte, solo un momento molto breve nel corso della mia vita, avrò avuto già comunque 30 anni più o meno, in cui mi sono messo a giocare un po' a Yu-Gi-Oh!, ma non tanto a giocare quanto a comprare le carte in rete, perché mi ero fossilizzato su una tipologia di mazzo specifico che giocavo in un videogioco. Aspettate un attimo. Dicevo, un periodo specifico, cioè un mazzo specifico, non credo che sia un problema per voi se mi cambio, aspetta che non è elegante, guardatevi Zelda nel frattempo, per un periodo specifico nella mia vita mi sono fatto sto figa di mazzo che giocavo in un videogioco per PC di Yu-Gi-Oh! E volevo le carte fisiche, mi sono fatto quel mazzo lì. Ogni tanto uscivamo alla sera, anche lì in posti che consentivano il gioco di carte, che fosse quello Magic, poco importava. E boh, basta. Ok, sono arrivate le donne, quindi vi saluto, vi auguro buona giornata e noi ci sentiamo, vediamo probabilmente domani. Ok? Ciao a tutti!